Questa notte mamma ha aperto la porta della nostra camera e ha sussurrato: «Bambini, svegliatevi, abbiamo un appuntamento!» Ci vestiamo senza fiatare. Non abbiamo dormito molto, solo un'ora, forse due. Fuori i grilli cantano nell'ombra del giardino. L'aria profuma di iris e caprifogli. È una bella notte d'estate. A passi felpati attraversiamo il paese addormentato. Le strade emanano ancora il calore del giorno. Il grande albergo non ha sonno e brilla ancora di mille luci, mentre l'ultima casa ormai ha un solo occhio aperto. Ci inoltriamo nella campagna e subito ci colpisce l'odore selvatico dell'erba secca e il canto ritmato delle cavallette. Poi, a poco i nostri occhi si abituano e ogni cosa esce dal buio. Abbandoniamo la strada. Ora il sentiero sale dolcemente su per la montagna che domina la valle. All'improvviso arriva un treno. Stridio di binari, scuotimento di vagoni. Poi più niente. C'è di nuovo un silenzio assoluto. Ci addentriamo nel bosco. C'è un'aria che sa di pioggia, un profumo di muschio misto a un odore rassicurante di corteccia. I rami secchi scricchiolano sotto i nostri piedi, le felci si agitano al nostro passaggio. Avanziamo lentamente, cullati dal fruscio delle foglie, quando tutto a un tratto... un lago! Facciamo una breve sosta per giocare con la luna che fa il bagno nell'acqua tra il gracidio delle rane. «Riposiamoci un po'!» propone mamma mentre attraversiamo una radura. Attorno a noi l'erba crepita del canto di migliaia di insetti. Lo spettacolo del cielo ci toglie il fiato. Poi papà dice timidamente: «Dobbiamo proseguire, abbiamo un appuntamento ed è quasi ora!» Cominciamo l'ultima salita. Non siamo molto lontani ormai, ma bisogna inerpicarsi ancora e trovare il sentiero tra le rocce. Su, sbrighiamoci! Ci siamo finalmente. Giusto in tempo, il nostro appuntamento è vicino, molto vicino. Ancora pochi secondi e... ecco l'alba! Siamo rimasti lì immobili, stretti l'uno all'altro, abbagliati dal tranquillo inizio di un nuovo giorno.